dal punto di vista psicofisico le caratteristiche principali del nostro sport sono la misura, quindi la percezione con l'arma che si ha verso il bersaglio dell'avversario, il tempo e la velocità. Le ho elencate in quest'ordine, tanto per fare un esempio, perché se uno è veloce ma non ha percezione delle prime due situazioni non farà mai il punto, che nel nostro sport il punto si chiama stoccata. Se lo sport individuale, di combattimento in particolare, è gestito sotto il profilo psicopedagogico in maniera corretta, a mio avviso è molto formativo, perché se tu compi un errore paghi il prezzo subito e te ne devi assumere subito la responsabilità. Questo è uno sport in cui la passione è fondamentale. Si scende in pedana perché si vuole scendere in pedana. Si impara a amare questo sport perché dobbiamo confrontarci con noi stessi e siamo noi in pedana di fronte al nostro avversario. Energia, perché questo è uno sport in cui l'energia si dimostra sempre, ma questo in tutti gli sport. Senza energia lo sport non si fa, e quindi sicuramente poi energia è anche qualcosa che ci lega, se vogliamo, a destra, perché è qualcosa che è ricorrente in tutte le nostre attività, non solo nella scherma ma in tutto il CUS.